Eccoci. Benvenuti a tutti. Un bel colpo, è andato forte. È il canto che ci stava un po' rilassando. Allora, innanzitutto, grazie per questa vostra presenza che ci onora e ci gratifica. Vedere tanti comuni amici, tante realtà dove poter anche copiare le tante vostre bellissime realtà in attività, in azioni concrete, in visibilità e quant'altro, per noi è soltanto motivo di orgoglio e motivo di ringraziamento per stare assieme. Io, prima di iniziare l'assemblea e ovviamente dare il benvenuto al presidente nazionale Fiorello Primi e al presidente regionale Antonio Di Marco, io vi vorrei chiedere un minuto di raccoglimento perché abbiamo avuto una grandissima tragedia qui a Casoli. Il nostro amato amico, compagno di tantissime avventure, mentore, avrei tantissime parole da poter dire, Sergio De Luca, che ne racchiude tutte, che è stato sindaco per 10 anni, è stato assessore, che è stato capogruppo di minoranza, che ha avuto la capacità di fare un passo indietro e di fare il vice sindaco al suo capo. E credo sia una delle cose più complicate in assoluto. E voi... Eccoci. Che è successo? Prova. Corretto. E voi sapete che cosa significa questa cosa qui, quindi io vi vorrei chiedere questo mio raccoglimento anche perché tra le tante cose è stato proprio Sergio che ha voluto fortemente una programmazione coordinata affinché si potesse entrare nel campo dei borghi più belli d'Italia, sia prima che durante la richiesta, sì, con comportamenti concludenti, poi nel 2017 predisponendo la documentazione per poter accedere al borghi con i tanti requisiti che voi conoscete molto bene, è stato lui la forza promotrice e ricordo ancora oggi quanto mi ha detto e mi disse: Massimo, noi dobbiamo puntare all'associazione migliore, poi se non ci riusciamo ci punteremo successivamente, però lo dobbiamo assolutamente fare. E per fortuna oggi, anche se lui non c'è, coroniamo questo punto di traguardo importante di arrivo e allo stesso tempo di partenza con l'ingresso nei borghi più belli d'Italia. Quindi vi chiedo questo minuto di raccoglimento. Grazie. Io direi di iniziare, Presidente, la giornata proponendovi un video che descrive Casoli nella sua bellezza, nelle sue caratteristiche, che ovviamente non possono, con un video non puoi racchiudere tutto in un unico video, però dà veramente una bella impressione di ciò che è Casoli e il suo territorio, che è un territorio molto vasto e che è di 66,66 km quadrati, che come superficie è il doppio di Pescara. Se possiamo fare... Grazie. Assessore Di Lauro? Penso di no, perché col video... Posso mandarlo già? C'è il proiettore?
proiettore. Siamo andati in stand by. Perché? In stand by. Non c'è un centino solo? Adesso lo vediamo. È normale, deve essere così. Sì, arriva. Il mio viaggio mi ha riportato qui. Vorrei scriverti tante cose, ma la verità è che non so raccontarti l'odore di questa terra. La chiamano città dell'olio. Avresti dovuto vederli, quegli ulivi in tosso, all'alba, con i piedi ficcati nella pietra calcarea bianca della Maiella. Avresti dovuto sentire quell'aria che sapeva di sale e di neve di montagna, insieme. L'ulivo davanti a me ha una base di 2 metri e 600 anni di vita. Una cattedrale. Mi sono perso nel suo castello e nelle vie del sobborgo. Artisti e poeti hanno amato questo paese in Abruzzo, come Gabriele D'Annunzio. Una vedetta sulla storia e sulla memoria. Una terra antica, vera, che ha conosciuto il risorgimento e l'orrore della Seconda Guerra Mondiale. La storia, la grande storia, è passata da qui. La linea Gustav, i 3 campi di internamento nazifascista e la nascita tra la sua gente della leggendaria Brigata Maiella dei partigiani. Mi sono perso tra la mia gente e le sue anime, nelle facce che guardano al futuro, nelle tradizioni religiose, nei preparativi delle feste. Forti e testardi, spesso fin troppo. Ma come ha scritto Flaiano, bisogna prenderci per come siamo, gente rimasta di confine. Scusami se non ti ho scritto prima, amico mio, se non mi sono fatto sentire. Ma qui il tempo scorre più lentamente. Sono a Casoli, in terra d'Abruzzo. E questo video che rappresenta
come vi dicevo prima, un po' le caratteristiche, alcune peculiarità di Casoli, a mio avviso rappresenta molto di più sotto l'aspetto della realizzazione, perché il video è stato realizzato dall'Associazione Luce Lab, che è un'associazione culturale di Casoli che ringraziamo molto, con la collaborazione dell'amministrazione comunale, con la collaborazione di tante persone e di altre attività. Quindi questo connubio pubblico-privato riesce a dare i propri frutti, così cerchiamo di intendere un po' le attività, come del resto sicuramente farete anche voi. E vi dicevo, un ringraziamento particolare, mi permetto di dirlo perché è il caso di dirlo, agli amministratori che si sono succeduti negli anni e hanno portato il proprio contributo nelle attività da fare. E forse il ringraziamento più bello dovrà andare alle amministrazioni che dovranno ancora venire, perché il raggiungimento dell'obiettivo di entrare a far parte dei porchi è un punto importante, ma è un punto di partenza, perché ci sono tantissimi posti da migliorare ancora e da ricreare nella propria interezza. Oggi vedrete Casoli come cantiere, perché è un cantiere in divenire, c'è un pullulare di attività tra pubblico e privato di cantieri, quindi non troverete il paese a puntino, però troverete ciò che significa fare investimenti. Ci sarà Palazzo Ricci, vedremo Palazzo Ricci, che è una dimora importante che è recuperata con capitali americani, si sta facendo. C'è il Muro della Memoria, dove ci vedremo alle 18, che è un investimento fatto sul consolidamento di una parte del centro storico, però si è unito questo consolidamento all'architettura, al contesto culturale che si trova nel posto in cui ci si trova, quindi Piazza della Memoria, e si è creato come intendimento dell'architetto che ha lavorato proprio a questa realizzazione, quindi in un consolidamento strutturale si è fatto anche un consolidamento, se vogliamo, culturale della memoria, per poi arrivare al castello. Anche il castello oggi doveva essere un cantiere, perché c'è un finanziamento di 840.000 euro con il finanziamento delle bellezze dei etgoverno.it, che probabilmente avete preso anche voi, e c'è come sempre il ricorso di una classificata, non sono partiti i lavori, però doveva essere anche esso il cantiere. Quindi io non mi voglio dilungare assolutamente, poi avremo modo di parlare anche su al castello. Il programma lo conoscete molto bene e ci terrei a ringraziare il presidente Antonio, che veramente ci è stato vicino in questo percorso, e se qualche manchevolezza ci sarà non è colpa mia, è colpa sua, perché non è riuscita a guidarmi nel modo migliore possibile, scherzo ovviamente, e quindi buon lavoro a tutti. E in ultimo il presidente Primi, che ci onora questa sua presenza qui a casa, e spero che potremo fare tantissime altre cose assieme. E l'ultimo grazie va a tutti voi, ve l'ho detto all'inizio ma lo voglio ripetere perché so che significa partecipare il 18 agosto a un'assemblea, a una cerimonia e quant'altro, quindi grazie a tutti voi. Grazie sindaco, grazie Massimo. Presidente, noi facciamo così, io comincio con l'assemblea e poi tu intervieni quando vuoi, o vuoi fare un saluto preliminare? No. So che tu hai tempi e modi diversi da quelli ordinari. Intanto grazie alla numerosa presenza dei sindaci, consiglieri delegati, assessori. Massimo è stato bravo, ma l'appuntamento di oggi doveva segnare anche il momento di festa insieme a Sergio De Luca, col quale ci siamo incontrati proprio qui a Casoli la prima volta il 12 novembre 2017, perché fu proprio lui a cercarmi affinché io potessi in qualche modo essere a Casoli e capire se Casoli aveva le caratteristiche per poter fare istanza al CREB, come era definito precedentemente, all'Associazione Nazionale dei Borghi Plurali d'Italia, e seguire tutta la procedura che ogni sindaco che fa parte dell'associazione sa dover subire per poter poi entrare a far parte dell'associazione. Lui ci teneva particolarmente,
Per la verità non mi ha chiamato qualche giorno prima di quel giorno, mi aveva chiamato già da 2 anni prima, ma siccome voi sapete quant'è restrittiva la possibilità di essere nell'associazione dei borghi, io non me la sentii di dire subito, verrò subito a caso. Infatti presi tempo, parlai con il presidente Primi, con Umberto Forte, insomma venni qua nel 2017. In quella data lui fece capire a me e soprattutto a noi come associazione l'importanza, non solo per Casoli di esserci, ma anche per noi di avere un comune come Casoli per le caratteristiche che Casoli rappresenta. E quello che tu ci hai offerto oggi, questo video bellissimo tra l'altro, che emoziona non solo quelli che sono di Casoli ma anche noi che non siamo di Casoli, quindi avete colto nel segno, soprattutto l'associazione che lo ha realizzato ha colto esattamente nel segno quello che deve essere, dal mio punto di vista, la promozione che ogni borgo in Italia dovrebbe fare per consentire a chi non conosce i borghi che si promuovono di andarci, di vivere delle giornate intense come è accaduto qua. So che ogni borgo questo lo ha fatto, ne conosco diversi, ma questo video veramente suscita molto interesse. Casoli entra a far parte del club ufficialmente nel 2020 e il 13 novembre del 2020 veniamo a Casoli per fare quello che avremmo voluto fare in assenza di pandemia, cioè la consegna della bandiera ufficiale, come faremo più tardi direttamente oggi, ma l'avremmo già voluto fare a dicembre, ma non si poteva fare con le restrizioni, e venni qua con Giovanni Di Rito, il sindaco di Rocca San Giovanni, per dare un messaggio positivo alla comunità di Casoli e anche al nostro livello nazionale dell'associazione, e facemmo una diretta dove idealmente comunicammo l'ingresso di Casoli nel club. Che cosa oggi accade? Oggi accade un fatto straordinario: l'assemblea regionale viene convocata proprio nel mentre si terrà più tardi la consegna della bandiera da parte del presidente Primi, e oggi siamo in tanti a celebrare questa manifestazione. Quindi Casoli, caro Massimo, è un appuntamento non usuale, non è casuale, non è usuale, non è scontato. Un appuntamento voluto da tutti, la presenza lo testimonia, e tu insieme alla tua amministrazione siete stati bravissimi perché vi siete messi a disposizione anche dell'associazione per capire tutte quelle che sono le procedure, le regole da seguire per poter poi ambire a far parte dell'associazione, ma questo poi lo dirà il presidente Primi. Io non voglio dire di più di quello che ho detto e mi voglio soltanto soffermare su un'affermazione che ha fatto il sindaco la conferenza stampa che abbiamo fatto ieri, quando ha detto non è importante entrare nell'associazione soltanto, ma è rimanerci. Questo significa per tutti noi un monito ben preciso, cioè nell'associazione ci si entra, ma se poi le regole che l'associazione ci impone, che ci consiglia di seguire, non è che ce le impone perché vogliono essere cattivi con noi, ma insomma si consiglia di seguire regole che possono migliorare ovviamente la fruibilità turistica dei borghi, questo non accade, evidentemente le verifiche che avvengono ogni tanto in Italia possono anche portare un borgo a uscire dall'associazione. Quindi io lo specifico perché spesso fanno confusione, lo abbiamo detto ogni volta, tra la nostra associazione e le altre associazioni. Nella nostra associazione non è sufficiente pagare la quota, devi starci e devi seguire le regole. Nelle altre associazioni basta che paghi la quota e nessuno ti mette fuori dal sistema. A noi ci interessa qualcosa che ci deve certificare quasi ogni giorno, e su questo dobbiamo lavorare ancora di più per farlo capire a chi questo non lo vuole intendere. Quello che tu oggi ci consenti è una pianificazione anche della nostra associazione. Noi abbiamo purtroppo, come tutti in Italia e nel mondo, vissuto e viviamo ancora i condizionamenti della pandemia. Per la verità noi abbiamo fatto 3 assemblee in presenza, ne facemmo una a Guardia Grele a febbraio quando nacque ufficialmente l'associazione, ne facemmo una a Casteldelmonte l'anno scorso ad agosto e facciamo questa di Casoli oggi. Poi abbiamo fatto assemblee in remoto, vi ricordate gli appuntamenti quali sono stati, proprio perché non potevamo fare diversamente. Io saluto anche i sindaci nuovi che si sono insediati nel frattempo e che non abbiamo mai avuto modo di incontrare e di salutare, perché chiaramente il remoto soltanto l'abbiamo fatto.
Questo per far capire che noi siamo abituati anche a fare riunioni ogni mese in presenza, non in remoto. Anche perché aiuta l'associazione a entrare nel merito delle esigenze che ciascun comune ha rispetto alla promozione che vuole fare nel proprio borgo e collegato al sistema nazionale. Oggi approviamo un consuntivo e ringrazio il dottor Marsili Gianmarco che è qui con noi, che è il commercialista revisore dei conti, insomma, che segue la nostra associazione. Per la verità lo ha seguito a costo zero per il 2020 e lo seguirà forse anche a costo zero per il 2021, insomma, lui me lo consentirà, perché è stato sindaco, quindi sa cosa significa per noi, diciamo, gestire l'associazione. Però è puntuale, preciso e lo fa con totale passione. Tra l'altro un consuntivo che noi avremmo voluto diversamente da quello che sto per dirvi, perché se nel 2020 potevamo fare tutto quello che avevamo programmato, chiaramente oggi si parlava di azioni amministrative, di risultati, di progetti messi in campo che avrebbero dato maggiore soddisfazione ai nostri borghi. Purtroppo non è stato così, però siamo sulla strada, diciamo, giusta, perché adesso c'è l'associazione, c'è il bilancio, c'è la parte amministrativa che segue tutte le esigenze tecniche e economiche di un'associazione. Il nostro livello di consuntivo è quindi pressoché scontato, perché si tratta semplicemente di spese relative agli oneri e commissioni bancarie per 159 euro, imposte di bollo e conto corrente 65 euro, spese amministrative 37 e spese di rappresentanza, che non sono rappresentanza nostra come associazione ma sono semplicemente del comune che ci ha ospitati, fu Guardia Greve a febbraio, a versare direttamente all'associazione la quota con cui l'associazione poi ha sostenuto le spese relative all'ospitalità a pranzo e giorno. Lo dico anche per il nuovo sindaco di Guardia Greve, che giustamente sa, lo vede anche in relazione questa, diciamo, puntuale descrizione. Quindi noi abbiamo speso 962 euro nel 2020, ma la maggior spesa l'abbiamo fatta per Guardia Greve, altrimenti non avremmo avuto spese. E poi entrate, che sono le quote associative che ricorderete abbiamo versato per la costituzione dell'associazione, per un totale di 4.832, incluso le 800 euro di entrate del comune di Guardia Greve. Quindi con un avanzo di gestione di 3.870 euro. Questo è il bilancio consuntivo. Che cosa vi voglio dire in più? Noi abbiamo detto che facevamo il bilancio di previsione 2020 pensandolo anche in termini di attrazione di finanziamenti privati e pubblici. Sull'attrazione di finanziamenti privati non abbiamo fatto nulla, perché le previsioni che noi abbiamo fatto nel bilancio che abbiamo approvato a Castel del Monte dicevano che ogni provincia, quindi ogni gruppo di borghi per ogni provincia, visto che siamo 6 province, 4 in Abruzzo e 2 in Molise, ciascuno avrebbe dovuto recuperare con la propria provincia circa 10.000 euro di sponsorizzazioni private che confluivano nell'associazione, con cui l'associazione avrebbe dovuto programmare il piano di marketing turistico territoriale di tutti i borghi, quindi per fare qualcosa di consistente e di utile a tutti. Allo stesso tempo avremmo dovuto chiedere finanziamenti agli enti pubblici, chiaramente io non li ho chiesti alle province, perché so bene che le province di finanziamento non li possono più dare, abbiamo chiesto alle due regioni, sia al Molise e sia alla nostra regione Abruzzo. Io per il Molise mi sono interfacciato col sindaco di Oratino, per l'Abruzzo mi sono interfacciato con Matteo Perazzetti, che è il sindaco di Città Sant'Angelo, che è qui presente, ma voi sapete come sono state attribuite certe risorse a fine anno, cioè ogni consigliere regionale si è potuto, come dire, dilettare, no? Per dare contributi a comuni con i quali aveva rapporti politicamente, insomma, per amicizia, per sera personale, e noi come associazione siamo arrivati forse anche un po' troppo a ridosso di quella decisione, e quindi Matteo non ce l'ha fatta ad avere questa disponibilità da parte del presidente Marsilio o Oratino con il presidente del Molise. Per la verità noi manchiamo di una fase con le due regioni, cioè io non ho mai insieme a voi chiesto un incontro ufficiale per pianificare questo tipo di procedure, e lo dobbiamo fare necessariamente, perché non è che una regione sta lì ad aspettare che tu gli fai una letterina per chiedere il contributo, è giusto che andiamo a far capire quello che noi rappresentiamo e quello che noi vogliamo fare con questi contributi.
come lo dico, a scanso di equivoco e a scanso anche di polemiche inutili che a me non interessano, a me interessa dialogare con le istituzioni e portare a casa il risultato che serve a tutti quanti noi, perché oltre al finanziamento privato possiamo contare anche su una quota di finanziamento pubblico. Quindi questo è un impegno che io mi prendo: entro settembre dobbiamo fare questi due appuntamenti, sia in Molise e sia in Abruzzo. Quindi non avrete modo di vedere nel consuntivo finanziamenti né privati e né pubblici, cioè non ci sono, come vi ho già detto poc'anzi. Poi questa relazione vi sarà trasmessa per PEC a tutti i comuni, perché sapete che ogni comune deve avere il suo fascicolo con le attività che l'associazione fa, insomma c'è tutto un sistema di procedure da seguire. Per quanto riguarda invece io farei in questo modo, senza stare a chiedere la votazione per ogni punto, tanto sono cose abbastanza scontate e ovvie, poi votiamo man mano. Quindi per il consuntivo ci siamo, che sarebbe il secondo punto. Poi passerei al bilancio di previsione, e il bilancio di previsione io ho fatto solo un incremento rispetto al bilancio di previsione dell'anno scorso, quindi è uguale al bilancio approvato l'anno scorso. In più ho inserito soltanto le somme riguardanti i finanziamenti che vorremmo poter avere dalle due regioni, e cioè 40.000 euro. Voi direte: ma potremmo chiedere di più? Poi quando incontriamo i due presidenti, se ci dicono che possono darci di più, nulla toglie che si fa una variazione di bilancio e si inserisce le somme in più. Però non mi voglio buttare a dire chiediamo 200.000 euro, perché poi queste cose stridono anche nei rapporti che tu devi strutturare con l'istituzione più in alto, che deve avere prima coscienza di quello di cui abbiamo bisogno e poi decide in che modo aiutarci. Siete d'accordo su questo? Perché ogni tanto qualcuno mi dice: ma perché non hai chiesto 100.000 euro alla regione? Cioè, a me non mi è difficile fare una richiesta di 100.000 euro o di 200. Lo abbiamo fatto nell'esperienza precedente con il masterplan, che tutti voi sapete, ma in una programmazione strutturata che tra l'altro ci vide coinvolti nel dire esattamente cosa volevamo per ogni comune. Quindi quella è un'altra però procedura. Qualora la regione dovesse avere finanziamenti per i borghi di quel tipo, allora affronteremo. Io non voglio nemmeno somigliare quell'esperienza con l'altra esperienza che attualmente vogliamo condividere, perché sono procedure amministrative diverse. Su questo dobbiamo essere d'accordo, se no rischiamo di fare anche confusione su questo. Dice: no, la regione precedente ci ha dato 3.500.000, la regione attuale ci dà, per dire, 40.000 euro l'anno. Non è la stessa dimensione di rapporto, eh? Ve lo dico, e vi invito anche a parlarne con i colleghi consiglieri regionali, che voi, ognuno di noi conosce, per far capire le nostre attese quali sono. Noi non pretendiamo. Poi il singolo comune, se oggi le procedure in regione prevedono che ogni comune chiede un finanziamento per ristrutturare una quota del proprio centro storico e glielo assegna, ben venga. In quell'altra procedura era una cosa invece definita collettiva, coordinata da noi come associazione. E quindi vedrete un bilancio che ci porta a entrate e uscite per un totale di 125.000 euro. Questa è la somma, diciamo, totale che noi prevediamo sia in entrata e sia in uscita. Non ci sono altre, diciamo, previsioni. Per quanto riguarda la parte amministrativa, è seguita dalla dottoressa Marinella, che insomma conoscete, sta qui, che segue da vicino per noi tutta la parte di libere, verbali, comunicazioni, bilanci, quello che serve per mantenere in vita un'associazione. E se avete anche voi delle proposte ulteriori da fare, le fate e le possiamo anche inserire questa sera. Io vi elenco semplicemente le voci, così sapete di che stiamo parlando. Quote associative, perché noi abbiamo legato in una delibera approvata a Guardia Grele e poi riconfermata a Castel del Monte che l'associazione regionale contava un contributo ulteriore da parte di ciascun comune, che oltre a versare al nazionale la quota nazionale, versa al regionale il 50% della quota nazionale. Quindi noi prevediamo 20.500 euro di incasso per il 2021, quindi attività che dobbiamo ancora fare tutti, come entrate proprie derivanti dai comuni che fanno parte dell'associazione. Prevediamo invece una somma di sponsorizzazione e erogazioni liberali, quindi quella somma di finanziamenti privati che dicevo prima, sponsorizzazione e quant'altro, per 65.000 euro, di cui 60.000 lo prevediamo, 10.000 per ogni provincia, e sponsorizzazioni libere per 5.000 euro.
finanziamenti pubblici, Regione Abruzzo, Regione Molise, 40.000 euro, e quindi siamo a 125.000. Poi abbiamo acquisto, rinnovo servizi, PEC, fatturazione elettronica, gestione conto, 500 euro, attività istituzionali, 1.000 euro, struttura amministrativa tecnica, 18.000, sede associazione, perché noi si era parlato a Castel del Monte, ma ancora prima, cioè Guardia Greve è diventata pietra miliare, perché a Guardia Greve noi abbiamo deciso le linee guida della nostra associazione, che avevamo appena costituito il 10 dicembre 2019 ad Abbateggio, e poi facevamo l'assemblea a Guardia Greve dove si disse cosa doveva fare l'associazione. E io ho quel verbale che mi indica la strada, quindi io devo seguire quel tracciato che insieme abbiamo approvato. E si prevedeva appunto una sede amministrativa che per molti poteva essere Pescara, scegliere Pescara, una sede che potesse svolgere non solo l'attività amministrativa per la nostra associazione, ma anche promozionale per ciascun comune che ne fa parte. Quindi una sede piuttosto grande, abbiamo fatto anche delle verifiche per capire se c'erano dei fitti abbordabili da pagare che consentivano anche spazi espositivi. Insomma, tutta questa attività è stata fatta fin tanto che non è arrivato il Covid, poi ci siamo fermati e non abbiamo approfondito ulteriormente, quindi dobbiamo riprendere anche questo discorso. Ma nel frattempo, non so quanti di voi lo sanno, ma il sindaco di Città Sant'Angelo, pare che oggi faccio riferimento soltanto a lui, ma insomma, con Matteo, ma prima di Matteo con Rocca San Giovanni, che ha avuto un incontro con chi gestisce praticamente a Francavilla il Museo Michetti, giusto? Che ci propongono, anche se non ci è mai arrivata una lettera ufficiale a noi, di poter fare lì la sede dell'associazione, cioè quella nella quale tutti si possono ritrovare ogni volta che devono essere fatte delle attività istituzionali e non amministrative, per esempio. Però questa proposta a me non è mai arrivata, dissi a te ma anche a Giovanni di farci arrivare questa proposta, perché chiaramente dobbiamo decidere insieme poi. Però quella ha un altro tipo di approccio, come sede, diciamo, operativa. Invece l'altra, quella di Pescara, dovrebbe essere quella che deve essere di aiuto a ciascun comune per promuovere il proprio territorio, sapendo che per esempio una settimana l'anno a giro ha uno spazio dove poter andare con i suoi prodotti tipici, con le sue attività culturali, folcloristiche, farsi conoscere. Questo era l'intento di quel documento che abbiamo approvato. Quindi prevediamo per la sede dell'associazione locazione, allestimento, gestione, voi vedrete le somme sono irrisorie rispetto a quello che a Pescara potrebbe significare, 6.000 euro, spese generali, cancellerie stampate 2.000 e collaborazioni staff, segreteria e quant'altro 10.000, perché noi abbiamo anche una figura prevista dallo statuto che è quella del segretario generale. Molti sapete che abbiamo fatto il nome dell'avvocato Pirozzolo, che è stato già segretario generale della Comune dell'Aquila e della provincia di Pescara, attualmente collabora con il Comune di Pescara in una società di, credo, parcheggi, si occupa lì di l'organismo di valutazione, mi sembra che stia facendo questo. Io gli ho chiesto se lui gratuitamente è disponibile a fare il segretario generale della nostra associazione. Diciamo che ci sta pensando e quasi convinto di accettare, ma siccome lui abita a Benevento, ho detto guarda, a me le spese di spostamento te le possiamo riconoscere, ma non un indennizzo, ma lui non chiede indennizzo su questo, ma ha una preparazione, molti lo conoscete, utile a noi, anche per fare progettazione tipo quella europea di cui più volte abbiamo parlato. Siamo in attesa, ve lo dico, e se avete modo di sollecitare anche la Regione su questo è utile, siamo in attesa della firma della convenzione con la Regione Abruzzo per quanto riguarda l'associazione che è nata insieme alla Regione che si occupa dei finanziamenti europei. Ne avevamo già parlato anche a Castel del Monte, vi ricordate? A Castel del Monte abbiamo approvato la convenzione che autorizzava me a firmare con la Regione, però ancora non l'abbiamo fatto per il Covid e quindi ci sono stati rallentamenti. È una firma che deve essere messa o dal Presidente del Consiglio regionale, non è una competenza del Presidente della Giunta, o del Presidente del Consiglio regionale o di un suo delegato, mi pare di capire. Quindi siamo in attesa di questo aspetto, che non è irrilevante, perché consentirebbe a noi come associazione di avere un braccio operativo ufficiale in Regione per attrarre i finanziamenti europei di cui ciascuno di voi può averne necessità quando fa progettazione europea. Non so quanti la conoscono questa associazione nata in Regione 2-3 anni fa, credo. Quindi stiamo aspettando questa firma.
Quindi il piano marketing invece che io prevedo, ho messo una posta che non è eccessiva, anche se può apparire tale, è di 90.000 euro. Ognuno di noi sa cosa significa mettere mano a un piano marketing. Quando si parla di un piano marketing di 24 più 4 comuni, quindi 28, significa che tu un po' di soliere mettere in conto che o fai una fotocopia degli altri piani marketing, che non è quello che ci interessa, o fai qualcosa di strategico su cui dobbiamo elaborare la giusta strategia, e su questo avevamo anche nominato una commissione, se vi ricordate, che io non ho ancora convocato sempre per il Covid, che dovrò fare, e dovrà esercitare che cosa? Un'analisi esatta della progettualità su cui si vuole lavorare. Quindi noi dobbiamo assolutamente riprendere quel cammino, perché io su questo sono, come dire, inamovibile. Per me è quella la soluzione dei nostri borghi. Noi non abbiamo soltanto il braccio operativo nazionale che ci aiuta sulla comunicazione nazionale, su tutti i progetti che Fiorello potrà dirci, ma poi a livello regionale dobbiamo essere noi a caratterizzare ancora di più quello che del nostro territorio vogliamo far conoscere ovunque. E se lo facciamo in modo sinergico, e soprattutto se lo facciamo in modo, non dico simile, ma insomma che si segue una logica, no? Per tutti i borghi certificati, è molto meglio, perché si implementa anche favorevolmente la comunicazione che facciamo. Campli farà la 50ª edizione della Porchetta, voi sapete, no? Dal 19, 20 e 21. Per la cronaca andrà Orietta Berti 21, mi ha detto ieri sera il sindaco, tutto entusiasta di Orietta Berti, però ci invita ad andare alla sagra della Porchetta. Però voglio dire, Campli, che è entrata nel 2018, fa una bella promozione del suo territorio. Quindi se noi stiamo dentro a quel clima lì di comunicazione, come lo fa la Città Sant'Angelo, lo fa Guardia Greco, lo fanno anche gli altri, significa dare una comunicazione, un linguaggio uguale, identitario. Quindi saremo ancora più attrattivi. Ecco, questo è il massimo importante. Quindi eviterei di fare scelte solitarie di ogni borgo che poi si discostano troppo rispetto al nazionale o agli altri comuni certificati. Qui è prevista una somma di 91.554 euro. È chiaro che possiamo aumentarla, però questa è la posta prevista attualmente. Io non ho altre, diciamo, cose da aggiungere, vi dico semplicemente che dobbiamo versare le quote per il 2021, che nessuno le ha versate, ovviamente, perché non è stato approvato ancora il bilancio, a parte un paio di comuni che hanno versato la quota riferita, questo è un problema dei ragionieri, non è che ce l'ho con i ragionieri, perché anch'io ho un'esperienza in tal senso, quindi non sono offensivo questi ragionieri, ma insomma... quelli che hanno nei comuni questi addetti hanno ripreso la comunicazione del 2019, che era quella dove si diceva qual era la quota di versamento per la costituzione dell'associazione, che era una quota minima iniziale che abbiamo concordato con il nazionale, ti ricorderai che disse 10% per ogni comune in base alla quota nazionale. Quindi adesso bisogna versare le quote stabilite, così come ho detto prima. Semmai farò una lettera ulteriore, perché capisco i sindaci che non seguono queste procedure, poi si ritrovano a essere tra quelli che non hanno pagato le quote senza saperlo, sostanzialmente. Quindi me la prendo io questa, scriverò io ai vostri responsabili dicendo: guardate che dovete versare le quote in questo modo, così non ci sono problemi. Che altro aggiungere? Mi pare di avervi detto tutto in sintesi, e non aggiungerei altro. Questa è la parte relativa al bilancio 2021 e non è necessario aggiungere sicuramente altro. Poi passerei all'approvazione di questi due punti e poi la relazione dell'Assemblea Nazionale, che farei fare al Presidente Primi, e vi dico perché, e poi aggiungo un'altra cosa che mi sono preso come appunto. Quindi il consuntivo delle somme che vi ho detto, poi vi arriverà per PEC questa documentazione. Vi avremmo voluto inviare prima questa documentazione, ma c'è stato tutto un andirivieni di problemi riguardanti anche l'attività, se farla o no quella di oggi in seguito all'accaduto, e quindi vi porterete, se non vi è arrivata la documentazione in tempo, ma vi arriverà per PEC e ve l'ho spiegata e ve l'ho letta adesso, anche perché non cambia nulla rispetto all'anno scorso, anche per questa ragione. Quindi il consuntivo, io ho queste presenze, le chiamo, così lo sente anche il Presidente Primi. Ci sono i presenti, ci sono gli assenti, così ti fai anche tu una ragione del territorio Abruzzo e Molise. Allora, per quanto riguarda
A Bateggio c'è il consigliere Martelli, a Anversa di Abruzzi c'è Mario, Bugnara c'è il sindaco, Campli ha delegato Pietra Camela, Caramanico Terme c'è il consigliere, giovanissimo tra l'altro, Casoli ben presente, Castel del Monte c'è il l'assessore? Consigliere. Il nuovo consigliere, perché noi l'anno scorso vi abbiamo lasciati che eravate nel rinnovo amministrativo da fare, quindi auguri. Città Sant'Angelo c'è il sindaco, Civitella del Tronto, Marcellina ha avuto un problema suo personale che non è potuto venire oggi, però aveva mandato la delega che abbiamo, Guardia Grele c'è il sindaco che saluto nuovamente, Navelli c'è il l'assessore, consigliere di Rosa. Ah, non ti ha promosso ancora l'assessore Paolo, ma sono 10 anni che ci vediamo, gli faremo una nota di demerito a Paolo, ben arrivato. E poi abbiamo Opi, abbiamo l'assessore, Pacentro ha delegato, Penne, io so che veniva l'assessore Petrucci, sapete che appena si vota, quindi immagino che stia abbastanza affaccendato. Non c'è, però non c'è. Se Matteo, tu non hai modo di dialogare con Petrucci, no? Matteo. Vabbè, sono alcuni equilibri che state gestendo, quindi evito di entrare in questo. Dopo lo sentiamo, no, più che altro se vuole mandare la delega a qualcuno dei presenti, almeno figura tra quelli presenti oggi, non vorrei mancare di rispetto ai sindaci che per qualche ragione hanno avuto problemi. Poi Pesco Costanzo, consigliere, Pettorano Sulgizio, c'è l'onnipresente sindaco, vice sindaco, consigliere, capogruppo, tutto lui praticamente, Augusto De Panfis, Pietra Camela c'è il sindaco, presidente ha fatto uno sforzo, non indifferente Pietra Camela, dal Gran Sasso è arrivato sulla Maiella. Cioè lui è quello più, diciamo, a nord, se vogliamo, della regione Abruzzo. Poi Pretoro c'è il sindaco, ben arrivato, e Rocca San Giovanni. Giovanni va alle 4:15 sono là. Si tratta di mangiare, quindi Giovanni secondo me sta ancora seduto. Quindi va bene, lo diamo per presente. Mi sembra di vedere Francesco in fondo, o no? Lo puoi rappresentare o no tu? No. Va bene, Rocca San Giovanni io lo darei per presente, se siete d'accordo, appena, se lo vediamo fisicamente arrivare anche più tardi. Poi Santo Stefano di Sessagno, ecco, perfetto, il consigliere, grazie di essere arrivato. Tanto ho saputo che si è sposato il sindaco il 24 luglio, non lo sapevamo nessuno di noi, quindi gli facciamo gli auguri plateali da qua. Nemmeno voi lo sapevate, più o meno, e allora non siamo gli ultimi. Poi Scanno ha delegato Bugnara, Taglia Cozzo ha delegato, si scusa ma hanno la manifestazione di mezza estate, non so se avete visto un po' Taglia Cozzo come impegnato, l'altro mi hanno detto che Taglia Cozzo presenta invasa dai romani per intero, cioè c'è un problema proprio di assembramenti veri là, cioè, nel senso tanta gente che è andata a Taglia Cozzo, appunto. Poi Villa Lago invece non c'è nessuno perché voi sapete che c'è il commissario, quindi risulta assente. Fornelli ha delegato e Sepino ha delegato. Non abbiamo notizie né di Oratino né di Frosolone, perché noi abbiamo questo dilemma di Frosolone, che tu sai. Un bel dilemma, perché il sindaco di Frosolone vuole esserci in tutte le cose che facciamo. Abbiamo costituito l'associazione e disse io lo voglio fare, voglio aderire, ma non faccio in tempo, non ho il segretario, le abbiamo detto una delibera approvata da tutti quanti noi, non c'è problema, appena tu potrai farlo, fai la delibera, ce la mandi e l'assemblea ratifica. Dopodiché dice ma io perché devo aderire all'associazione? Detto, ma è una scelta fatta dai nostri colleghi sindaci per essere più operativi, per attrarre finanziamenti e fare. Sì, ho capito, poi ha avuto un confronto con il presidente Primi, poi si è chiarito con il presidente Primi, li convochiamo per venire e non vengono. Che vogliamo fare? Vogliamo andare noi a Frosolone, facciamo un'invasione a Frosolone? Non lo so, qualcosa dobbiamo pur fare, perché è un nuovo sindaco quello di cui sto parlando, che forse non ha questa attitudine a partecipare alle manifestazioni del club, non lo so, ci sta ma non lo vediamo.
Invece vi do una notizia che avevo dimenticato di mettere in agenda. Dovrebbe essere arrivata la delega di Castelli. Sì, sì, è arrivata anche la delega di Castelli. È arrivata quella di Civitella del Tronto, sicuramente. Allora, Castelli, delega Petrella, me l'ho detto prima. No, non l'ho detto. Sì, 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 non l'ho detto. Io l'ho detto, sì, sì. Mi confermo che l'ho detto. È l'altezza che... Campi e Castelli. Tu hai Campi e Castelli, tu sei ben messo, insomma, c'hai tre voti da esprimere. Praticamente a Sepino, noi in Molise per la verità avremmo dovuto fare l'assemblea regionale, come avevo detto a Castel del Monte, ma non potevamo non fare Casoli e andare a Sepino oggi, perché Casoli era troppo importante per tutto quello che si era creato come condizione per la bandiera ed altro. Quindi ho detto al sindaco, che mi ha chiamato questa mattina, che noi andremo a settembre a Sepino. Lì poi ci mettiamo d'accordo, facciamo un pullman tutti insieme e andiamo e torniamo. L'unico modo per evitare che si vada in pochi, perché è giusto che anche se sono quattro comuni ci andiamo tutti quanti noi dell'Abruzzo. Quindi questo però lo valuteremo entro settembre, in base al Covid ovviamente. Questo è No, vabbè, la si vota, ma non è un problema. Tanto è un'assemblea regionale, noi dobbiamo metterci in piazza a fare comizi o altro, non è un problema. Questa è la scheda delle presenze e delle assenze, siamo tanti, siamo molto ben rappresentati oggi, anche con alcune deleghe che sono state date. Quindi adesso io passerei a votare il consuntivo per alzata di mano, quindi dovete alzare. Se non avete altre cose da dire, se avete interventi da fare, adesso anche dopo non è un problema. Mario? No, no, anzi, la votazione. Anche perché c'è la cerimonia che il sindaco attende. Perfetto. Alziamo le mani così ci rendiamo conto. Ci siamo tutti. Allora, a favore, contrari, astenuti. Quindi il consuntivo è approvato. Adesso passiamo al preventivo allo stesso modo, per alzata di mano, a favore, contrari, astenuti, quindi il bilancio preventivo è approvato. Adesso siamo al quarto punto all'ordine del giorno, che significa una cosa. Ringrazio Gianmarco Marsini per il lavoro che ha fatto e dico per l'Assemblea Nazionale che si è tenuta il 10 luglio 2021, io nell'assemblea del coordinamento dei referenti regionali avevo delegato Civitella del Tronto, perché sapevo che partecipava, Marcellina avrebbe dovuto un po' relazionare lui, ma oggi non c'è, il presidente ci dice lui insomma come è andata l'assemblea nazionale e ci racconta anche alcuni di voi, ho visto che se ne stati, io dovevo partecipare, poi per vicende che conoscete, insomma, ero impegnato su altri fronti e quindi se il Presidente ci vuole dire qualcosa, ti interrogo io oggi, facciamo il contrario. Vai. Sì, vabbè, buonasera a tutti. Va intanto una considerazione sulla questione, sulla positività della scelta che abbiamo fatto qualche anno fa di permettere la creazione di associazioni regionali. Allora, quando partecipo a assemblee regionali di questo tipo mi rendo conto che abbiamo fatto la scelta giusta. Non è così dappertutto, non è che in tutte le regioni funziona l'associazione, anzi in molte regioni ancora non è stata nemmeno costituita, non riesco nemmeno a capire perché, però insomma credo però dove sono state costituite Abruzzo, l'Umbria, le Marche, la Puglia, la Sicilia, il Piemonte, il Friuli, insomma dove sono state costituite effettivamente c'è un riscontro molto importante, perché comunque l'associazione regionale serve per tenere unite, no, le ambizioni, se vogliamo, dei borghi che fanno parte dell'associazione dei borghi più belli d'Italia in quella regione, e soprattutto per questa interlocuzione con le regioni che è fondamentale per ottenere, pochi o tanti che siano, comunque dei contributi, dei finanziamenti, comunque per farsi vedere, avere un unico referente per qualche decina di borghi, no, che può interloquire con la regione o con altri enti, credo sia fondamentale, e voi lo dimostrate grazie anche al lavoro che diciamo Antonio Di Marco fa ormai, vabbè,
insomma la sua esperienza la conoscete tutti, quindi è inutile che sto qui a dire. L'Assemblea Nazionale, vabbè, è stata convocata in maniera, diciamo, anche forzata, se vogliamo, rischiando, no? Ancora non si sapeva nemmeno i distanziamenti, il Covid, eccetera, però era necessario farla perché c'era bisogno assolutamente di rinnovare, di rivedere complessivamente quello che è lo statuto dell'associazione. Abbiamo lavorato con una commissione di cui faceva parte anche Giovanni Di Rito, abbiamo lavorato molto come commissione per rivedere lo statuto e rimettere in fase un po' tutte le questioni, compresa questa delle associazioni regionali, perché nello statuto precedente non erano nemmeno previste. C'è stata anche, diciamo, la revisione complessiva del ruolo e delle funzioni del comitato scientifico, che è stato, ha avuto una grossa trasformazione, anzi direi una grossa evoluzione, perché è passato da un'attività di valutazione, no, per gli accessi dell'associazione da parte dei borghi, è passato poi invece ad una fase molto più importante. Poi qualcuno di voi probabilmente avrà partecipato anche ai forum, anzi vi dico che ci sarà un prossimo forum proprio sul turismo il 26 di agosto, ora vi arriverà tutti la comunicazione, poi chi vorrà partecipare. E abbiamo messo intorno a un tavolo diverse professionalità molto importanti, a livelli anche molto alti, sia del mondo accademico che del mondo professionale, che ci stanno dando una grossa mano anche nella elaborazione delle strategie. Avete visto anche, sono intervenuto spesso sul piano nazionale di ripresa e resilienza, risultati zero, però comunque una visibilità importante a livello nazionale ce l'abbiamo avuta. Stiamo continuando a lavorare proprio sul piano nazionale di ripresa e resilienza, anzi avremo un incontro il 23 mi pare o il 25 di agosto del Comitato Borghi insieme al nuovo consigliere per l'attività dei borghi del ministro Franceschini. È nuovo e vecchio, cioè è ritornato a fare il consigliere la persona che Franceschini aveva mandato all'estero, poi ha capito che il consigliere che aveva ripreso non funzionava, si è ripreso il consigliere che c'aveva prima, che diciamo è nell'ambito nostro, diciamo ormai abbiamo un rapporto consolidato da molti anni, quindi riprenderemo il ragionamento direttamente con lo staff del ministro Franceschini proprio sul progetto di valorizzazione dei borghi sul piano nazionale di ripresa e resilienza, insieme agli altri membri del comitato nazionale borghi, che sono l'Unione Nazionale del Proloco, il Touring Club, l'Unione Nazionale dei Comuni Montani, la stessa ANCI e la Lega Ambiente. Quindi diciamo che è un tavolo molto importante da questo punto di vista, noi ne siamo parte integrante e credo questo sia una cosa veramente importante. Non so i risultati che otterremo, però comunque ci siamo dentro. Ecco, qui per esempio Di Marco, credo che sarebbe interessante che cominciasse a venire da parte delle associazioni regionali qualche indicazione su cosa, tenete conto, piano nazionale di ripresa e resilienza, non è che dobbiamo rifare fogne o gli acquedotti, cioè stiamo parlando di sviluppo economico, no? Quindi di marketing territoriale, va benissimo. Allora, qualche suggerimento, no, potrebbe venire dalle associazioni su questioni che noi possiamo poi riportare sul tavolo nazionale, perché c'è una grande domanda di cosa fare. Perché sembra che sto piano nazionale di ripresa e resilienza è tutto a posto, non c'è niente, è tutto in fase di elaborazione. E soprattutto dai territori hanno bisogno che arrivino non delle idee, ma delle proposte concrete da fare questo, dove poi mettere i soldi, perché i soldi sono tanti, secondo me le idee sono poche. E questo spero che possa essere, ecco perché noi stiamo insistendo come Comitato Borghi, ascoltateci, perché siamo noi che siamo in grado di dirvi, no, quello che, quali sono le vere esigenze, no? Pensate a tutta la questione dell'accessibilità, no? Che ora, senza che entro nel merito, starei qui se no mezz'ora a parlare,
cioè ci sono talmente tante questioni, la questione dello smart working, come fare, ora abbiamo presentato, ora vado avanti, te ho dato la parola, ma... la questione per esempio dello smart working, che è il co-working, sembra che no, ora col Covid tutti a lavorare nei borghi, non è vero niente, non è vero niente, perché non c'è nessuna legislazione che prevede questo, non c'è una legislazione del lavoro che prevede questa modalità. Non è a caso che noi abbiamo presentato un parlamentare della maggioranza, ci abbiamo fatto la conferenza stampa circa 20 giorni fa a Lanci a Roma, grazie all'interessamento di uno dei membri del comitato scientifico, che è il direttore esecutivo dell'Università LUISS di Roma, abbiamo predisposto un disegno di legge che verrà presentato, che è già stato presentato, proprio per elaborare una legge, no, che preveda come si può svolgere lo smart working, quindi una legislazione specifica, perché attualmente non c'è, cioè non è che uno prende, va a lavorare, lavora da casa, ma che tipo di contratto, che tipo di agevolazioni fiscali, oppure che tipo di retribuzione deve essere data, quindi c'è tutta una questione che va affrontata. Bisogna affrontarla adesso, perché altrimenti la gente che ha scelto questa modalità piano piano se ne ritorna a lavorare dove stava, perché questo sta succedendo. Quindi c'è tutta una questione da mettere in campo, e una è questa, ma ce ne sono tantissime, tantissime altre. Ecco perché ci servono suggerimenti che vengono dai territori per portarli sul tavolo nazionale. Mi fermo qui, perché ancora ci avrei una 25.000 di punti da dopo la parola. Vabbè, salutiamo il nostro amico Giovanni Di Rito, che è appena arrivato dopo un pranzo leggero, lui è pronto per la cena. Abbiamo appena approvato preventivo e consultivo, ho detto Giovanni, anche se non c'è, ma se arriva in tempo lo diamo per presente. Francesco, che non so se devi riprendere la tua tela, sei in fondo. Allora, che cosa vi dico nel frattempo che Giovanni prende posto? Noi abbiamo adesso nei comuni dove si andrà a votare Chieti, Casoli, Rocca San Giovanni, quindi state qua, non è tutto. Sì. Se non fingo a me. Poi L'Aquila, Tagliacozzo e Villalago, Pescara Penne, Pietracamera, tu avrete già fatto tutto, se stai qua bello rilassato, Penne non c'è, tu sì, quindi hai risolto la pratica. E poi Sepino, Campobasso, questi sono i comuni dove si rivota a breve, quindi bocca al lupo ai candidati sindaci, ai ricandidati, a quelli nuovi, insomma a quelli che andranno a assumere queste responsabilità. Che cosa prima non vi ho detto? Noi abbiamo anche fatto la Notte Romantica quest'anno, siamo stati la regione più numerosa in termini di adesioni, mi hanno detto, quindi 15 borghi hanno aderito al progetto della Notte Romantica, è riuscita anche molto bene, abbiamo avuto anche una bella evidenza giornalistica, televisiva, lì ho impiegato anche un po' di risorse per cercare di far sapere dell'iniziativa, perché purtroppo, Fiorello, diventa sempre più complicato a livello di televisione, quello che sapete come lo so io, perché o chiedono, diciamo, somme, oppure non vengono come in passato a raccogliere la notizia perché è interessante promuoverla, quella realtà. O metti in piedi un cachet, o altrimenti non ti si filano di pezzo, come si dice a Roma. Noi abbiamo anche avuto una bella evidenza in questi giorni per caso, lui ha investito dei soldini come comune, la RAI so che oggi ha fatto un bel servizio, mi è stato detto, e quindi insomma la comunicazione per noi è importante, perché facciamo capire esattamente quello che siamo, quello che rappresentiamo. La strada dei parchi, ma tu questo lo sai, fa una promozione riguardante i borghi più belli, e per l'Abruzzo fa la promozione nella loro pagina Facebook. Da giugno sta dedicando 2 post a settimana ai borghi più belli d'Abruzzo. Non so se ci avete fatto caso. Fateci caso, andate, perché vedo dei sindaci che dicono che non lo sapevano. Casomai vi mandiamo il link, così vedete, perché noi avevamo fatto una comunicazione all'Autostrada dei Parchi su questa cosa, e quindi evidentemente vale come Regione Abruzzo, non è che tu anche non mi stai dando un feedback su questo. Noi l'abbiamo comunicato a Strada dei Parchi e stanno pensando di promuoverci, quindi è gratis però questo servizio, almeno questo ce l'abbiamo gratis. E poi i progetti europei, vi ho detto prima quello che stiamo facendo, ed è necessario
qua ritorno a Matteo, creare il gruppo di lavoro per i finanziamenti europei. Io vedo te, non vedo adesso l'altro collega di OPI, è Alessandro, che lui fa parte di questa commissione, insieme a qualcun altro. Secondo me lì dobbiamo dedicare un po' di attenzione, perché sono argomenti complessi e lunghi, che però se non iniziamo a fare mai ci arriviamo. Quindi proviamo a capire se riusciamo a ottenere qualcosa, anche con i finanziamenti che più volte sentiamo dire a livello di governo centrale, che ci sono. Spero che non arrivino senza progetti, come dire, presentati. Cioè, voglio dire, se su progettazione da presentare sono tutti d'accordo, che significa che almeno ci prendono in considerazione in funzione di quello che presentiamo. Se invece assegneranno questi fondi a prescindere, insomma, ci tutela meno. Volevi dire qualcosa, Mazzini? Sì. Allora, diciamo che sul PNRR, tolgo la mascherina così forse sente meglio. Sul PNRR noi abbiamo con la Regione interloquito in base a quelle che erano le linee guida proprio all'Aquila. Diamo il microfono al sindaco. Vieni qua, Matteo, vieni. Il sindaco. Lui è il sindaco per me. Quindi. No, no, no. Allora sul PNRR noi abbiamo discusso in regione, abbiamo fatto un tavolo in regione più di 5 mesi fa, siamo stati chiamati all'Aquila, diversi sindaci proprio per discutere. Naturalmente le linee guida che il Presidente della Regione ha dato, soprattutto è anche Emanuela Grimaldi, che poi è il Presidente dell'Associazione Abruzzo in Europa, era proprio quello di creare dei, non dei micro progetti, ma di riuscire a prendere larghe scale di territorio. Anche lo stesso borgo può essere promotore con più borghi, ad esempio sull'informatizzazione e sulla digitalizzazione ci sono tantissimi fondi, però come diceva il Presidente di progetti veramente non se ne vede uno. Stiamo cercando di strutturare una linea guida su quelle che potrebbero essere dei progetti che poi possono essere replicati in diverse zone. Le segnalavo prima al Presidente che nel 2019 la Regione Abruzzo stava per tirare fuori una linea di finanziamento proprio per, per i borghi, poi purtroppo con il Covid si è bloccato tutto e quei soldi sono stati riversati all'interno delle spese Covid. E in questo caso ecco perché l'interlocuzione potrebbe essere ripresa lì con la stessa linea della Regione, e quella proprio di proporre alla Regione stessa, oggi che il Covid o le spese Covid non sono più messe come linea emergenziale, perché oramai è una cosa che si ripete da 2 anni, le ASL infatti oggi stanno pagando questo brutto scotto perché non gli è stato riconosciuto dal governo come spese emergenziali, e hanno di riproporre questa cosa della linea di finanziamento dei borghi, e così che i borghi più belli d'Italia, l'associazione Borghi più belli d'Italia, possa prendere e tutelare maggiormente quelle che sono, che è il proprio patrimonio, quindi mettere all'interno di quella che è la valutazione della stessa linea di finanziamento proprio un punteggio maggiore per gli stessi borghi che oggi noi rappresentiamo. Quindi era un modo per dire. Sui finanziamenti, ribadisco, io quello che ho avuto modo di interfacciarmi con la dottoressa Grimaldi è stato proprio questo. Sulla digitalizzazione sono presenti tantissime linee di finanziamento, ma la cosa importante è riuscire a aggregare più realtà vicine, perché singoli finanziamenti la regione ha difficoltà poi a trovare questo modo di finanziamento. Grazie di cuore per l'intervento. Grazie Matteo. Mariella, prendiamo nota di questa richiesta che lui ci ha appena detto che possiamo fare, così mettiamo in gioco con la regione la possibilità di stanziare quei fondi. Che... Posso dire una cosa? Era una questione che avrei detto. Rispetto per esempio alla questione della digitalizzazione, chi verrà al festival, non mi ricordo, insomma, lo dei dal sabato alla domenica, presenteremo la piattaforma della rete museale, dei musei virtuali e delle visite virtuali dei borghi, ovvero noi predisporremo una piattaforma all'interno della quale ciascuno potrà inserire il proprio museo virtuale. Prima avevo pensato di fare il museo virtuale, no? Dove c'erano le stanze, un'opera d'arte, poi mandavamo qualcuno a fotografarla, eccetera.
Poi abbiamo cambiato perché era troppo complicato, quindi abbiamo semplificato per l'associazione, complicato per i comuni. Nel senso, noi daremo, ci sarà questo palazzo virtuale, museale, no, all'interno del quale ci saranno tutte le regioni, poi ogni regione ci avrà i vari borghi e si potrà entrare solo nei borghi che hanno già digitalizzato il proprio patrimonio. Questa potrebbe essere, per esempio, un'idea progettuale. Cioè tutti i borghi più belli d'Italia e dell'Abruzzo chiedono di poter rendere virtuale la visita al proprio museo, proprio, che ne so, la Rocca, la visita virtuale del borgo, in modo che, no, quando si aprirà questa piattaforma dei borghi più belli d'Italia, tutti i borghi più belli d'Italia e dell'Abruzzo potranno essere accessibili attraverso questa piattaforma nella loro parte virtuale. Questo è un progetto enorme, pensate, moltiplicato per 315 borghi, quanti milioni di euro occorrerà mettere in campo, no, per digitalizzare tutto il patrimonio culturale e storico dei borghi più belli d'Italia. Questo è uno dei progetti che presenteremo, però se già anche a livello regionale uno, no, presenta una cosa che rientra un po' nella filosofia, facciamo un progetto che riguarda tanti, non solo, no, un piccolo finanziamento. Quindi voi siete tra i 24, mi pare, nella regione Abruzzo, e insomma sono soldini, ci vogliono i soldi per fare queste cose, non sono una cosetta da poco. Grazie Presidente. Allora, è meglio questa azione della sede, eh? So che Antonio mi ha detto che vi ha parlato della sede, diciamo, regionale, che ci è stata offerta ovviamente gratis presso il Museo Michetti di Francavilla. Io sono stato 15-20 giorni fa in rappresentanza, mi hanno chiamato come rappresentanza dei borghi per quanto riguarda il progetto delle facciate, ovviamente, ed è stato un convegno molto molto importante. La sede è bellissima. Io e Antonio adesso penso che la prossima settimana andremo a vedere, ma la cosa più bella è che già in quella sede ci sono riprodotti 4-5 comuni nostri, cioè la parte più bella, per esempio a Rocca San Giovanni c'è il Torrione, altri comuni che facciano già parte dei borghi, è rappresentato con una parte caratteristica del paese. L'ideale, ed è anche intenzione di chi ci ha offerto questa sede, di praticamente fare una rappresentazione di tutti i comuni che fanno parte, di tutti i pochi comuni dei borghi più belli d'Italia in Abruzzo. Quindi è veramente una bella cosa. La sede è bellissima e diventa proprio, siccome è molto frequentato anche, quindi questa rappresentazione, questa opera, che poi lo fanno in maniera maniacale, veramente maniacale, io ho visto il Torrione mio riprodotto veramente proprio in maniera perfetta, e un biglietto da visita per quanto riguarda i borghi. Quindi andò, quando prima ci andiamo meglio è. La settimana prossima andremo a visitare questa sede. Noi abbiamo un punto, allora, sull'assemblea relazionata il Presidente Primi, e non aggiungiamo altro. Sulla definizione invece del terzo festival dei borghi più belli d'Italia, che si terrà dal 10 al 12 settembre, dobbiamo ragionare. Il 17esimo. C'è un terzo festival di qua. Il 17esimo, ok. 17esimo, infatti mi sembrava un po' strano, perché ci sto da qualche anno, quindi non me li davo, però 17esimo festival, dal 10 al 12. Che sapete si terrà sul lago di Garda. Che cosa noi dobbiamo fare? Adesso io non entro nell'organizzazione attuale, mi diceva il Presidente, ci sono state delle difficoltà con la Regione per programmare in tempo tutta la struttura necessaria, ma non ci interessa questo. Il nazionale, diversamente da quella che era stata mandata come comunicazione iniziale a ogni comune che doveva accreditarsi per avere uno stand, queste cose le avete lette, ve le ho mandate sul gruppo, poi un certo momento il Presidente è intervenuto e ha detto ma guarda che non è così, poi il direttore forte mi ha scritto ma ha detto no, stiamo valutando diversamente, insomma ci siamo chiariti, se no si ingenererà la confusione. Alcuni comuni hanno mandato l'adesione, tra questi comuni noi risulta al momento, però non mi ritrovo l'appunto, sì c'ero l'appunto, l'ho trovato, Rocca San Giovanni si è accreditato, Bugnara,
Pietracamera? No. Opi? Sì. E Castel del Monte? Ti risulta? Adesso che cosa è cambiato? È cambiato che ogni comune non avrà il suo stand autonomo, ma avremo tre stand per ogni, diciamo, per la regione Abruzzo e Molise, per un totale di 9x3 metri quadri, quindi questo è lo spazio che c'è a disposizione. Noi abbiamo la gratuità per tre notti. Ancora il sindaco? Abbiamo la gratuità per tre notti, quindi venerdì, sabato e la domenica, e quindi si riparte lunedì mattina. E chi sarà lì dovrà far sapere di noi tutti, cioè vale a dire che non ci starà soltanto il comune di, ma sarà rappresentato da tutti i comuni dell'Abruzzo e del Molise. Quindi io voglio proporre una organizzazione alternativa, individuare le persone che saranno lì tre giorni e noi faremo avere il materiale necessario per promuovere ogni borgo e si faranno questi due stand per tutte e 28 i comuni che noi rappresentiamo, indipendentemente dal singolo comune che voleva inizialmente andare, perché altrimenti si rischia di non promuovere gli altri comuni e comunque si crea un problema nazionale, perché noi nazionale abbiamo dato la possibilità di far sapere quanti borghi siamo, quello che rappresentiamo, una comunicazione, come dire, collettiva da fare anche lì. Perché sui stand c'è scritto Abruzzo, Abruzzo e Molise, e voi sapete che rappresentiamo anche il Molise ci deve stare con noi in questa promozione. Quindi io direi, al contrario di quello che si è detto finora, azzeriamo, diciamo, oggi tutto quello che si è fatto. Da oggi, oggi, domani, i presenti possono già dirlo, indicatemi qual è la persona disponibile ad andare. Chiaramente noi possiamo, come vi ho detto, ospitare fino a 12 persone, che sono camere doppie, dice il Presidente. Sei camere doppie. Quindi fino a 12 persone ce le possiamo mandare ed è, diciamo, ospitato la nazionale. Per quanto riguarda come andare, la mia idea è questa. Voglio vedere quanto costa l'affitto di due van che possono consentire di viaggiare queste 12 persone, gli diamo il materiale che devono andare lì a collocare, a promuovere, gli paghiamo le spese di viaggio, tanto un po' di soldi come associazione ce l'abbiamo, non carichiamo le spese, diciamo, a ciascun comune, ma le facciamo come associazione, se siete d'accordo, così siamo certi che abbiamo promosso la nostra associazione con tutti i comuni in tre giorni in modo corretto. Quindi dovreste valutare chi intende andare, o è un consigliere o il sindaco o un assessore, non fa niente, anche se avete il presidente della Provo, per dire, disponibile a fare questo tipo di attività, per quanto mi riguarda non è un problema, io voglio coordinare questo tipo di lavoro per fare in modo che l'Abruzzo e Molise esca bene nell'assemblea, nel festival nazionale. Sì, ci siete su questo punto di vista? Perché oggi è 18, non c'è tutto sto tempo per fare quello che dobbiamo fare, quindi dobbiamo affrettarci, va bene? Ok, io ho già tre persone che si sono dette disponibili, già mi hanno comunicato questa cosa, tu mi dici Giovanni e Francesco, mi sembra di andare col bando per andare su, sì, è un po' tranquillo, Giovanni è sempre se lo riusciamo per quanto meno. No, va bene così, chiaramente. Chiaramente il comune che non andrà, che farà avere il materiale informativo, che farà avere i suoi prodotti tipici, a chi andrà gli si spiegherà anche come distribuire questi prodotti, ovviamente questo è il minimo di informazione va dato. Cioè, non facciamo i pacchi giusto per mandare all'ago di carne, facciamo in modo che arrivi la qualità e l'eccellenza nostra. Non credo che ci serve la quantità. Cose del genere. Ma anche qualche prodotto tipico, un biscotto particolare, non lo so, un olio particolare che si può far degustare questo. Siccome Francesco è molto tecnico. Se anche c'è un produttore che vuole andare a vendere lo può fare, però si deve pagare la camera. Però io sono preoccupato a dire questo ai sindaci, perché con poco tempo a disposizione che abbiamo, almeno io come la vedo io, voi rischiate soltanto di avere un problema, lo dite a un operatore, lo dite a un altro e inizia una guerra, ma perché quello e perché no, e comincia la storia, e
meglio che il comune fa la sua selezione e dice rappresentami con queste cose qua. Chiaramente chi mandiamo là deve stare 3 giorni allo stand, non può andare a fare vacanza da Coricarlo, questo è chiaro. Poi questo vale nella normalità dei rapporti tra colleghi. Quindi se siete d'accordo su questo, io mi impegno a organizzare questo tipo qua di soluzione. Non sarebbe male che ci fosse qualcuno che parla inglese, perché lì sono tutti tedeschi, eh. Maria, prendi nota di questa cosa. Tra le 12 persone ipotetiche, 4-5 che parla inglese, penso che lo troviamo. C'è tanto turismo internazionale. Fate anche questo tipo di selezione, ovviamente, tra le persone da delegare. Io penso che risolviamo tanti problemi in questo modo, siete d'accordo? Cioè, affittare 2 mezzi e mandarli su a fare promozione per tutti è la soluzione ideale, anziché mandare ciascuno conto proprio, la macchina, i costi, il viaggio, a cosa si parte, a cosa si arriva. No, è più facile fare in questo modo. Approvato? Mi lancio su questa sfida, vediamo di riuscirci. Poi chiaramente se qualche sindaco presente è disponibile a fare questa esperienza, ora meglio, oltre a Giovanni. Giovanni ci sta. Se ci sta pure qualcun altro disponibile è ancora più interessante. Va bene, quindi sul festival abbiamo deciso, che ci dobbiamo dire ancora pochissime cose perché sostanzialmente dobbiamo sperare che il Covid ce lo consente, insomma, di riavviare tutto il lavoro di cui abbiamo bisogno. Io, Presidente, una cosa voglio segnalarti. So che tu sei entrando in contatto come hai detto prima con il ministro Franceschini, queste iniziative qui. La finanziaria, la lancio qui la provocazione perché molti del Chietino sanno di cosa sto parlando. Il governo a dicembre scorso ha finanziato l'associazione delle grotte e delle caverne in Italia. Non so quanti di voi si ricordano questo finanziamento dato, circa 2 milioni di euro. Il sindaco di un paese qua del Chietino dove ci sono le cave, le grotte, come si chiama? Palena. Taranta Palena. Lui è il presidente nazionale dell'Associazione Nazionale delle Caverne. L'ex sindaco. Quindi, però lui presiede questo paese. Là sono stati bravi durante la finanziaria a portarsi a casa 2 milioni di euro per tutti i comuni che fanno parte di quell'associazione. Mi vedete come un eretico, sto dicendo la verità, il finanziamento vero l'ho assegnato. A me è sembrata una sproporzione eccessiva rispetto al lavoro che in ANCI, il nostro livello associativo, fa ormai da tanti anni, cioè assegnare una provvista finanziaria di quella portata all'associazione nazionale, credo che a te non sia mai capitato ancora come risorsa a sé. Ti sto provocando su una discussione che già stai facendo. No, io la voglio lanciare qua, perché quando ho visto quella cosa, sinceramente, anche perché il presidente dell'Associazione Nazionale ha cercato me quando abbiamo costituito l'associazione 2 anni fa, per sapere come ci eravamo mossi e quello che avevamo fatto. Poi ho visto che lui ha avuto a livello però nazionale, non regionale, finanziamento. Vogliamo provare a usare tutti i mezzi a disposizione per arrivare anche noi con la prossima finanziaria a avere finanziamenti di questa portata, perché è importante anche dialogare col governo in questo. Vado? Sì. Allora, tra le tante cose che si stanno facendo, passo subito a rispondere a questa questione qua. Non lo so se avere finanziamenti per 315 borghi, 2 milioni, 3 milioni, 4 milioni possa servire a qualcosa, perché sarebbe veramente una divisione dei pochi spiccioli ciascuno. Piuttosto noi stiamo lavorando su progetti. Allora, il progetto adesso più importante sul quale stiamo lavorando si chiama Mercato Italiano dei Borghi. Su questo abbiamo ottenuto, su richiesta nostra, un finanziamento casualmente di 2 milioni di euro dalla borsa telematica merci per procedere, è già partito il progetto, quindi il finanziamento è già stato assegnato, stiamo facendo tutte le procedure per assumere personale, eccetera, perché dobbiamo fare la ricognizione di tutti i prodotti tipici delle aziende che operano all'interno dei borghi più belli d'Italia.
con lo scopo finale, perché questo è un progetto che durerà 3 anni, con lo scopo finale di realizzare una piattaforma contenente tutte queste informazioni e per avviare l'e-commerce dei prodotti. Quindi questo è un progetto enorme che prevede un dispendio di energie straordinario. Assumeremo circa 15 persone per fare questo lavoro, perché c'è da fare tutti i contatti, creare le piattaforme, creare tutti i sistemi di digitalizzazione. Questo è un progetto molto grande che mi auguro, anche perché saremo obbligati, perché altrimenti, per questo viene finanziato anno per anno, ogni anno c'è uno step a 470.000 euro all'anno e ogni anno controllano la borsa merci se abbiamo fatto quello che abbiamo proposto per farci il finanziamento il secondo anno e via così, terzo anno e quarto anno. Quindi questo è un progetto molto importante, perché porterebbe molte risorse ai territori, perché si tratta di prima valorizzare, promuovere e poi vendere i prodotti tipici che si realizzano nei borghi più belli d'Italia. L'altro progetto importante, qui vengo alla questione del marketing, è questo progetto europeo su Stounds, al quale partecipiamo. È un progetto da 4 milioni di euro che prevede la partecipazione di 7 paesi e, guarda caso, 2 borghi dei 4 italiani che stanno dentro questo progetto sono abruzzesi, quindi Città Sant'Angelo e Pesco Costanzo. Ora, io credo che il lavoro che abbiamo fatto è stato un lavoro enorme, anche con tutte le difficoltà del Covid, il problema degli incontri online, insomma, vabbè, loro due non lo sanno quanta fatica ci è costata questa cosa qua, però alla fine abbiamo prodotto un risultato, secondo me, molto importante, spero anche per voi, anche per i comuni. Cioè, praticamente abbiamo fatto un'indagine insieme a loro, anche molto brutale, se vogliamo, no? Sulle condizioni in cui i due comuni si trovano sul fronte del marketing turistico. Anche lo stesso Pesco Costanzo, no? Che è una località rinomata, però andando ad analizzare a fondo le questioni abbiamo visto quanti problemi ci sono, risolvendo i quali si potrebbe non aumentare, ma decuplicare, no? Le attività del turismo, Città Sant'Angelo ancora di più probabilmente. Perché non utilizzare questo lavoro fatto dall'associazione per promuovere, e vi faccio una proposta, fine ottobre-novembre, un convegno a Pescara, dove noi veniamo insieme a Lanci Lazio, che poi cura tutto il progetto, insieme, no, ai due sindaci di Pesco Costanzo e di Città Sant'Angelo, a illustrare che cosa significa elaborare un piano di marketing territoriale partendo dalle condizioni in cui un luogo si trova. Cioè, è un metodo, è una metodologia che poi potrebbe essere utilizzata, no, la stessa metodologia, perché tra l'altro questo fa parte del progetto Sustance, questo della disseminazione, no, del metodo adottato e anche dei risultati ottenuti. Quindi potrebbe essere un'occasione interessante, con la partecipazione magari dell'assessore regionale al turismo, visto che lui ancora credo sia il coordinatore nazionale, no, degli assessori al turismo, penso che sia. Sì, spetta sempre l'Abruzzo, quindi penso di sì. È cambiato quello che era prima. Sì, ma è sempre l'Abruzzo che detiene questo ruolo. E quindi ancora più potrebbe avere ancora più importanza. Questo potrebbe promuoverlo l'associazione regionale, chiamando l'associazione nazionale a fare questa operazione, ma non solo per i borghi più agitati, chiamando tutti i comuni dell'Abruzzo, cioè indistintamente, però diventa un'operazione anche di leadership, se vogliamo, da parte dei borghi più belli d'Italia abruzzesi, che si fanno carico di presentare questa roba anche agli altri borghi. Questa potrebbe essere, secondo me, un'iniziativa da fare abbastanza presto. Un'altra iniziativa che vi propongo, perché l'Abruzzo è sicuramente una terra di grandi emigrazioni, no, nel passato. Io sono entrato nel comitato direttivo della Confederazione Italiana, Confederazione Italiana Migranti nel Mondo, no? E questo è un altro elemento, un altro progetto che dobbiamo sviluppare. Ancora non abbiamo fatto nulla, ci stiamo lavorando, è però il discorso del turismo di ritorno, ovvero terza, quarta generazione di italiani abruzzesi che sono migrati soprattutto nei paesi delle Americhe, no? Insieme all'associazione della Confederazione Italiani del Mondo, tenete conto che questa confederazione ha come iscritti 70 milioni di persone, 70 milioni di italiani di prima, ormai la prima non c'è più, seconda, terza e quarta generazione. Quindi
riportare, cominciare a lavorare su questo tipo di turismo può rappresentare una opportunità straordinaria, non solo per Abruzzo, ma per tutti, per tutte le regioni che hanno subito questa grande migrazione nel corso del tempo. Quindi ecco, queste sono due iniziative secondo me che andrebbero, che costano zero, che però sono secondo me molto importanti, no? Che potrebbero aumentare di molto il prestigio dell'Associazione Regionale, no, Abruzzese dei borghi più belli d'Italia. Per quanto riguarda la sede, io non è che sono molto d'accordo che la sede dell'Associazione Regionale stia in un altro, in un borgo, perché franca voi, ora se sta a Pescara mi sta bene, è la capitale regionale, potrebbe stare anche nella sede dell'ANCI, a meno che, visto che l'Abruzzo non ha un borgo ospite, cioè nessuna città ha una propria parte di borgo ospite, se avete intenzione di andare a Francavilla a mettere l'associazione, la sede dell'associazione regionale, chiedete al comune di Francavilla di chiedere di diventare, perché insomma, ce l'avrà il centro storico Francavilla, presumo, una parte che non può essere il mare, una parte su ce l'hanno tutti voi, quindi potrebbe chiedere, non ce l'ha Francavilla? Cioè questo è un problemino, perché andare a mettere la sede regionale dell'associazione in un luogo che non ha nulla a che fare con l'associazione, insomma, che non sia la capitale della regione, qualche problemino lo crea, però insomma poi decidete voi, però non mi sembra una bella cosa, ecco, dal potere. A meno che Francavilla non abbia un centro storico per chiedere... dare una declinazione diversa della sede. Vabbè, questo io ve lo dico perché mi è suonato, mi è sembrato una stonatura, ecco, poi insomma... No, ma anche Pescara è la capitale della zona. No, allora, se è la capitale della regione è un conto... No, dico Pescara. Ah, già, è vero. Allora niente, Manco Pescara, scusate, questa è una mia carenza geografica, vero? Diciamo Pescara è la città più importante. Sì, sì. Dentro la regione. Ma l'Aquila a Pescara, no, se dentro la regione va bene, cioè se dentro un'istituzione tipo anche l'ANCI, no? Se dentro l'ANCI, dentro la regione, che sia da qualsiasi parte va bene, perché è un luogo istituzionale. Portare la sede in un posto che non ha niente a che vedere con il borghi dell'Italia, a me pare una stonatura, però la sede. L'idea era venuta perché si vuole fare una riproduzione di una parte caratteristica di ogni borgo, che c'è una sorta di Italia immigrata. No, ma questa è un'altra operazione che non ha, però, ecco perché la sì, ho capito, però la sede è un simbolo, capito? Questo è, però questo vedete voi, siete autonomi, decidete voi, io ve lo dico solo, mi è sembrato una stonatura, poi ovviamente era gratis, Poi decidete voi. No, ma potete fare, non è che non c'è un'indicazione in merito, per cui poi decidete voi insomma cosa fare, come fare. Per quanto riguarda le iniziative, allora ci sono in ballo diverse cosette. Intanto c'è abbiamo una mano che si alza in fondo. No, volevo precisare. Ah, scusa. Scusi Presidente, Museo di Chieti, la Valenza è importante per tutto l'Abruzzo, non è Francavilla, il Museo di Chieti è importantissimo per tutti i comuni abruzzesi. È un luogo eccezionale, che rappresenta la sì, se no io lo metto, decidete voi, io vi ho detto il mio pensiero. Tu hai detto un'altra cosa, siccome la dicitura è borghi più belli d'Italia, non sai di prendere difesa anche questa dimensione. Cioè io vi ho detto. Manca rispetto verso il mancherà. Ma figuriamoci. Anche noi ci siamo lasciati andare con molta tranquillità, però ci ha riportati. Quindi attenzione quando perché siccome sono i simboli contano molto in queste vicende, credo che insomma una riflessione debba essere fatta, poi insomma decidete voi la sede, mettetela dove vi pare, però insomma ecco, io mi sono sentito in dovere di dirlo. Casualmente, passando alle dolenti note, che anche queste sono dovute, il discorso quote, casualmente mancano all'appello 5 comuni che hanno pagato la quota, sono tutti assenti, sono tutti 5 assenti, sono Pacentro, Scanno, Villarago, Fornelli e Frosolone, quindi sono tutti 5 assenti. Il commissario, quindi il commissario come sapete non paga mai.
No, non è vero, pagano, ci sono anche quelli che pagano, sì, sì. Prendiamo nota, scriviamo. No, no, va bene, ma insomma, non è una situazione, è una buona situazione, perché insomma 5 su 28, insomma, ci sta, non è che sia una cosa gravissima, però è meglio no, mettersi in regola. Poi da qualcuno di voi che ancora non ho potuto contattare perché non avevo il riferimento telefonico, sapete che c'è. Tutti, chi l'ha già fatto lo sa, tutti i venerdì a ripartire da settembre Radio Kiss Kiss intervista un nostro sindaco. Sono io che gli do i riferimenti e gli do a caso, non è che c'è un ordine, per cui dopo magari vi contatterò quelli che non ho il telefono di farmelo dare, in modo che poi posso comunicare a Radio Kiss Kiss di contattarmi per fare l'intervistina dei 10 minuti, un quarto d'ora, però insomma credo che tutto quanto faccia spettacolo. L'ultima cosa, stiamo realizzando, sarà pronta spero anche questa verso ottobre-novembre, per la prima volta una guida in inglese dei borghi più belli d'Italia, che credo sia utile perché è un impegno molto grosso, lo facciamo con l'Enit, ci ha dato un finanziamento, quindi sarà pronta verso novembre-dicembre, credo che anche questo sia una buona opportunità per fare un po' di promozione internazionale. Rispetto al marketing, ne parlavamo prima con Antonio Di Marco, è uno degli elementi, no, di negatività per esempio che abbiamo riscontrato nei due borghi abruzzesi, ma non solo, è la mancanza di rilevazione delle attività turistiche dal punto di vista delle presenze, degli arrivi, la qualità, la quantità, chi viene, perché viene. Quindi questo è un elemento che credo debba essere sviluppato al nostro interno, perché noi abbiamo le statistiche Istat che ogni anno ci dicono quanti turisti sono arrivati e quanto hanno dormito. Nel 2017 13 milioni, però l'Istat non ci può dire, non ci può fare la selezione regione per regione e borgo per borgo, perché c'è la questione di privacy dei risultati, quindi non si possono avere questi numeri perché sono numeri sensibili dal punto di vista fiscale. Perché dire che in un borgo hanno pernottato tot persone, poi c'è un problema di capire, no, se hanno pagato, quanti hanno pagato, insomma, questi dati non ci vengono. Se vogliamo fare, credo che possa essere utile, no, fare un'attività di questo genere, del tutto anonima chiaramente, no, a livello interno, anche per renderci conto precisamente se c'è uno sviluppo, se c'è una stasi, se si sta andando avanti, si sta andando indietro. Lo stesso dicasi per il numero di abitanti. Le rilevazioni annuali da questo punto di vista a livello regionale secondo me sono fondamentali anche per impostare poi delle politiche, perché senza dati, senza conoscere gli andamenti è difficile impostare delle politiche, perché non sai mai precisamente da che parte muoverti. Magari vedi che stanno calando, che ne so, ora dico una stupidaggine, i turisti tedeschi e tu vai a fare promozione in Grecia, magari che viene nessuno. Quindi dovresti puntare sui tedeschi perché è un mercato ricco, stai vedendo che calano, evidentemente stai sbagliando qualcosa. Vi ho fatto un esempio semplice che però, ecco, senza dati, senza conoscere le situazioni è difficile poi fare programmazione. Quindi sono tutte attività che l'associazione regionale può fare, no? Mandando delle schede che poi i sindaci si devono impegnare a riempire chiaramente annualmente, però questo diventerebbe un elemento importante di conoscenza. Allora, se non ci sono interventi, ci sono interventi? Tu dici che lui deve parlare, ma no, devi intervenire. No, io voglio dire qualcosa a proposito di quello, anche per chiarire. Quando mangiamo la volante? Quando facciamo domande che ci fanno io. Giovanni è iper. Ma io approfitto perché Fiorello Lopini ha tirato fuori un argomento sul quale abbiamo discusso anche in un'altra occasione, cioè quello di, mi ricordo all'epoca bisognava fare una conferenza stampa e fui io a proporre facciamola in uno dei borghi d'Italia, non a Pescara, se Antonio si ricorda. Ovviamente noi scordiamo, cioè bisogna un attimino capire cosa vogliamo fare, perché dobbiamo secondo me utilizzare al meglio Pescara, L'Aquila, Francavilla per quanto riguarda Michetti, per quello che sono le nostre
promozioni, quindi va benissimo che noi, cioè che se ci offrono la possibilità gratuita di fare questo, ma magari fare la sede regionale dei borghi più belli d'Italia, probabilmente dovremmo scegliere uno dei borghi. Questa era, io penso, la riflessione che faceva Fiorello Primi, non era dire non andiamo a Francavilla a Michetti, assolutamente, noi dobbiamo utilizzarlo secondo me, però dobbiamo riflettere come fare, perché scontiamo un po' questa situazione, perché è vero che Pescara o L'Aquila o in questo caso Francavilla è più visibile rispetto a Pettorano sul Gise, ovviamente, però dobbiamo capire come utilizzare al meglio le due cose, perché dobbiamo anche portare la gente a fare una conferenza stampa o qualche altra cosa in uno dei nostri borghi, altrimenti rischiamo di stare sempre fuori. Approfitto per dire una cosa che adesso non si è discussa e neanche voglio aprire una discussione. È una mia riflessione su quello che è avvenuto o che sta avvenendo, almeno nel mio paese, non so, nei vostri borghi, sul 110. Io credo che noi, questo adesso lo dico a livello nazionale, io non so che cosa è successo, che cosa ha fatto la nostra associazione per quanto riguarda i borghi più belli d'Italia, perché sto riscontrando che noi abbiamo difficoltà ad avere ditte o banche che vengono, no, ad dare una mano a chi nei nostri borghi vuole utilizzare il 110, okay? Perché vanno tutti quanti nei condomini dove fanno lavori per milioni di euro e non fanno i lavori per 100.000 euro, anche con le difficoltà che noi abbiamo nei borghi. Per esempio, dico, se noi facciamo i cappotti esterni in alcuni palazzi o comunque case dei borghi, non ci passa più neanche, vuol dire, lo scooter, quindi diventa un problema. Perfetto, quindi questo secondo me poteva essere, e chiudo, un'occasione per rilanciare i borghi. Cioè io avrei detto a livello nazionale, se avessi avuto il potere, già fatto, già l'abbiamo fatto, era cosa, era, no, vabbè, salutiamo il presidente della provincia di Chieti, mi ha detto Anguilano. No, dicevo, vabbè, tanto se poi ci vuole dire, voglio dire, perché questo, per quanto mi riguarda, per quanto ci riguarda, forse poteva essere una grande occasione. Cioè io avrei detto a livello nazionale, volete il 110, dovete andare a ripopolare comprando le case a 2 lire, perché poi questo è, o a 2 euro, e impegnare le risorse lì. Cioè noi avremmo potuto avere tantissime persone che, faccio un esempio eclatante, vendevano casa a Roma e venivano ad acquistare la casa nei nostri borghi, utilizzando poi il recupero degli stessi edifici attraverso il 110. Era un'occasione favolosa. Poi non so che cosa è successo, cosa abbiamo fatto, era soltanto la mia riflessione. Mi fermo qui, non voglio aprire ovviamente tutti quanti una polemica. Zero, non c'è nessuna risposta possibile, quindi saluto l'amico Mario Pupillo, che dopo anni lo abbiamo presente nella nostra attività associativa dei borghi più belli d'Italia. Grazie Mario. So che il sindaco ha premura di dare via la sua cerimonia di insediamento. Dimmi tu quali sono i tempi, sono le 17.37. Ci sono altri interventi intanto? So che l'intervento del presidente della provincia è previsto più tardi al Castello Ducale, giusto? O sì, lo vuoi sentire anche Giovanni di Rito? Insomma, saremo di nuovo tra poco su, però se vuoi che il presidente dica, sei tu che decidi. No, io, ma decidi. Guarda, viva, no, parla due volte, tu dici la stessa cosa. Se è una vita che è una vita. Se non dici la stessa cosa, puoi parlare qua e dopo, e se no sono dopo. Ti trattieni per dopo? Sì, sì. Ok. Se ci sono altri interventi, non ce ne sono. Per il festival io sarò conseguenziale a quello che abbiamo deciso. Quindi non perdiamo tempo. Prossima assemblea c'è Seghino, ho detto prima. E dobbiamo decidere solo la data. Presumo che dovremmo andare sulla terza settimana di settembre, per non accavallarci troppo tra i comuni poi si vota, perché dobbiamo fare liste, presentarle e quant'altro. Quindi penso la terza settimana potrebbe andare bene. Ma se qui non votano votano le piscine, come per noi non ci sono problemi. Scusa, no, io volevo, se era possibile, però è una mia idea che mi è venuta venendo. Siccome io il 3 di ottobre chiudo il mio terzo mandato e quindi non mi posso più ricandidare, mi faceva piacere salutare a Rocca San Giovanni come assemblea e poi. Allora, se era possibile, poi. Allora, facciamo una cosa. Vedetemi un attimo il calendario, a settembre, come siamo messi?
tu il 3 si vota? Il 3 ottobre. Ottobre. Si vota il 3 ottobre, che è domenica. Domenica e lunedì. Semino si va a ottobre. Si poteva fare a fine ottobre quando hanno pure fatto la squadra. 19 l'ultimo, oppure l'ultimo. Dovremmo fare a Semino a fine ottobre dopo che si è votato. E andare invece la terza settimana di settembre a Rocca San Giovanni. Terza settimana per non accavallarci troppo poi con l'assemblea. Ma io te l'avrei proposto in modo diverso, però insomma ti avrei fatto questo regalo legittimo. Sì, sì. Allora, altrimenti sarei ricandidato. Allora, una considerazione, la tempistica, la terza settimana di settembre, qual è? La quarta, la terza, vabbè, il 19, 19 settembre, 25 sabato, 18, oppure il 18 la terza. 18, un mese sarebbe, no? 18 settembre o 25. No, il 18 e il 25 ci diamo appuntamento a Rocca San Giovanni, va bene? Sì. D'accordo? Posso, quindi a seguire, non ci posso venire. Non puoi venire a mangiare, perché? Ma lo facciamo di sabato, di venerdì pomeriggio? I sabati non ci sono mai. Di venerdì pomeriggio, va bene, come oggi. No. Ma possiamo farlo anche la domenica, se vuoi, non è un problema. Se è così. Va bene, facciamo una cosa, decido col presidente quando va, lo pubblichiamo. E saremo tutti quanti infiocchettati con un giorno di scuola insieme al maestro, perché insomma, mi sembra minimo. Quindi, ma una cosa a cui tengo. Ti avrei proposto una cosa simile, ma infrasettimanale, però possiamo farlo solo di venerdì pomeriggio, secondo me, perché poi i sindaci che lavorano, cosa c'è? La decidete, io non ci sono. Va bene pure venerdì, facciamo un giro di consultazione e poi vado. Va bene, noi ci orientiamo su un venerdì pomeriggio, dai, intorno alle 16:17, va bene pure. Ok, non ci sono altri interventi, ci siamo tutti, il sindaco adesso riprende lui la parola, noi abbiamo chiuso l'assemblea qui, mi pare che non ci sono altri interventi segnalati dalla platea. Io volevo approfittare, così faccio due cose diverse. Perfetto. Come presidente della provincia. Ti cedo il posto, Allora ti passo il microfono. Come presidente della provincia, questa è un'opera che hai fatto anche tu con Enrico. Giuseppe Antonio, è un bellissimo buonasera a tutti, un bellissimo volume della nostra provincia, dove sono inseriti ovviamente tanti borghi, tra i quali quelli di Rocca San Giovanni, di Casoli e tante altre città. E volevo consegnarlo a Antonio, che è stato mio collega presidente della provincia di Pescara, con cui abbiamo fatto tante battaglie. Io poi sono nato a Chieti. E quindi Chietino, anche se poi è emigrato a Pescara. Insomma, quando eravamo presenti, che eravamo ad incontrarci, eravamo intrecciati, lui difendeva Pescara e io Chieti. Esatto. E quindi a te, Antonio, e poi ovviamente al presidente Primi, che ho avuto adesso il piacere di conoscere. E complimentarmi, è una bella pubblicazione a cui si aggiungerà quella della Via Verde di Trabocchi che stiamo facendo e che se, diciamo, sarà per la provincia di Chieti un'infrastruttura importantissima. Grazie e complimenti per quello che fate, grazie. Questa pubblicazione è stata fatta quando lui era vicepresidente, lo voglio dire perché lo devo aiutare. Grazie. Dato che non si ricandida, perché se si ricandidava non lo dicevo, ovviamente. Oltretutto assessore al turismo, quindi complimenti. Allora, facciamo un coffee break e ce ne andiamo sopra Piazza della Memoria. Ok?